prosegue questo rapporto di collaborazione proficua con Trenitalia per quanto riguarda il miglioramento del trasporto ferroviario per i pendolari. Sì, io posso fare anche da testimone, perché prendendo il treno devo dire che sui regionali c'è un alto tasso di puntualità, una grande soddisfazione da parte degli utenti, e l'obiettivo di arrivare con un nuovo contratto a riqualificare tutti i treni che viaggiano sulla linea regionale è un obiettivo credibile. Ci sono macchine e tecnologie che oggi permettono in grande comfort di poter servire queste tratte e fare in modo che sempre di più, come sta accadendo, i marchigiani utilizzino il treno per gli spostamenti, che ricordiamo è il mezzo dal punto di vista ambientale più rispettoso, mezzo elettrico, in gran parte nella quasi totalità della rete regionale, evita ingorgo, traffico, stress, permette di lavorare durante il viaggio. Continuerò ad essere un testimonial positivo di questo mezzo, per questo ci crediamo e abbiamo dato questo obiettivo di migliorare certamente collegamenti e connessioni, ma soprattutto la qualità del comfort di chi viaggia. Un fatto importante, perché stiamo rinnovando tutta la flotta regionale che ha iniziato a essere rinnovata negli anni passati. Entro il 2022, con il nuovo contratto di servizio che andremo a firmare, rinnoveremo tutta la flotta regionale. È un traguardo importante che ci proponevamo da tanto tempo, soprattutto va nella direzione giusta per quanto riguarda la qualità del servizio agli utenti e ai pendolari, che sono molti e che i dati ci dicono sono anche in aumento, perché il servizio sulle tratte regionali di Trenitalia in questi anni è molto aumentato e molto migliorato.